Le news del Grande Fratello vi rivelano che Cecilia Rodriguez ha replicato alla confessione scandalo di Ignazio Moser. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5 che ha appena visto Luca Onestini venire denunciato per plagio da una band ligure. Le ultime novità rivelano che Cecilia Rodriguez ha replicato alla confessione scandalo di Ignazio Moser, l'ultimo eliminato dalla casa di Cinecittà VIP. La frase scandalo di Ignazio, la replica di Cecilia alle novità della seconda edizione del Grande Fratello VIP svelano che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati a far parlare a pochi giorni dall'uscita dalla seconda edizione del GF VIP. Come anticipato, i due piccioncini si sono stabiliti nell'appartamento di Milano, da cui è stato visto uscire Francesco Monte con un carico di valigie con destinazione residenze. Tuttavia oggi non ci interesseremo alle dichiarazioni shock rivolte dall'Argentina nei confronti di Barbara D'Urso, ma ad un'affermazione che ha indignato tutte le donne. Come ricorderete, Ignazio Moser aveva rivelato di essersi svuotato a Giulia Delellis e Ivana Mrazova dopo aver fatto l'amore per la prima volta con la sua CQ. Una dichiarazione che aveva suscitato un mare di polemiche sui maggiori quotidiani, mentre i maschi avevano apprezzato la poca eleganza del trentino. Ma ecco arrivare la replica della showgirl argentina, che sarà ospite insieme ai suoi due fratelli della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Grande Fratello VIP, Cecilia difende Ignazio è la verità. Dalle ultime notizie riguardanti i protagonisti del Grande Fratello VIP, emerge che la parola poco carina di Ignazio Moser non ha suscitato l'indignazione della fidanzata, che ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, dove ha ammesso elegantemente che è la verità dei fatti. Come abbiamo visto, la bella argentina ha rivelato di appoggiare in pieno Ignazio Moser, tanto da sperare di aver avuto tante stelline nella sua agenda. Intanto la coppia ha trascorso una notte di passione all'interno di una camera d'albergo alla conclusione della 12ª puntata del Grande Fratello VIP. A svelarlo una foto pubblicata su Instagram, che vede i due ragazzi teneramente abbracciati sotto le lenzuola. Cecilia ha definitivamente messo al chiodo la lunghissima storia con il modello tarantino, progettando una nuova felice insieme al figlio di Francesco Moser, che è stato ospite di recente di una nuova puntata di Che Tempo Che Fa.